Ciao, sono Nicolas Rubini e scottavo tutti i giorni. Viking Log, nuovo episodio a sorpresa perché molti me l'avevate chiesto e finalmente posso rispondere sensatamente a questa domanda. La domanda che mi è stata fatta più volte durante lo squat tutti i giorni era: e lo stacco da terra? Finalmente posso dare le mie impressioni anche sullo stacco, perché chi mi segue su Instagram, @nicolasrubini.it, sa cos'è successo ieri, che, ve lo dico, ho fatto il mio record di sempre di stacco da terra con ampio margine e con facilità. Torniamo un attimo indietro e spieghiamo un attimo la questione. Per 40 giorni, come sapete, ho fatto squat tutti i giorni fino al massimale giornaliero. Non ho praticamente mai in quei 40 giorni allenato lo stacco, o meglio, ho fatto 3 sedute totali di allenamento di stacco. Direi che 2 potevano considerarsi allenanti o quasi, e la terza praticamente no. Una seduta era dei semplici 55-60% del mio massimale, 6 serie per 3 ripetizioni, quindi praticamente un non lavoro, non potrei neanche considerarlo allenante in un certo senso, un lavoro molto molto leggero. Le altre 2 sedute, vado a memoria ma non sbaglio di molto, una volta ho fatto un 5x1 circa o 6x1 a 180 kg e la seconda volta, per vedere se ero ancora in grado di sollevare chili più elevati, avevo fatto 4 singole con 190 kg. Questo nei 40 giorni totali di allenamento di squat, quindi praticamente non ho allenato lo stacco. E molti mi chiedevano appunto: ma e lo stacco non è che ci perdi poi tanti chili e via dicendo? Allora, il mio vecchio massimale di stacco era di 210 kg. Ieri sono andato in palestra e, per chi non lo sapesse, l'avevo detto appunto su Instagram, non qua su YouTube, dopo che ho fatto il massimale di squat poche settimana scorsa, che ho fatto il mio record con 195 kg, ho preso un giorno di recupero totale che mi mancava da 40 giorni. Poi dopo ho avuto la brillante idea di andare a giocare al campetto a basket, perché sono uno che ha giocato a basket tanti anni e in estate si diverte sempre a giocare al campetto con gli amici. Abbiamo fatto 2 partitelle, 2 giorni di fila, ginocchio completamente infiammato, non riuscivo più a piegare il ginocchio, oltre 90 gradi, tant'è che per l'ultima settimana non ho più rifatto squat, neanche una serie di squat, neanche a corpo libero, neanche col bilanciere vuoto, perché ho il ginocchio completamente infiammato. Ora sta migliorando e si sta sfiammando. Quindi ieri sono andato in palestra e mi sono detto: era una settimana che non toccavo le gambe, quindi una settimana di zero lavoro sulle gambe, recupero totale. Ecco, sono andato in palestra e ho detto: va, proviamo a fare gli stacchi, visto che nello stacco sumo il ginocchio sicuramente ha una flessione molto inferiore rispetto allo squat e sicuramente il carico si sfoga molto meno sul ginocchio. Quindi ho detto: proviamo a fare lo stacco sumo, visto che non riesco a fare lo squat. Sono salito a singole ripetizioni, 140, 160, 180, sono arrivato a 190 e ho visto che si muovevano molto bene. In comune accordo con un mio amico Gianluca, che ringrazio, che mi ha consigliato di proseguire, ho messo 200 kg. Anche questi li ho mossi molto rapidamente, di conseguenza ho deciso: prendiamoci il record, del tutto inaspettato, del tutto impreparato, senza alcun allenamento di stacco negli ultimi 50 giorni, praticamente, come ho spiegato prima. Ho fatto 112,5 kg, se vuoi vedere il video c'è su Instagram, e l'ho fatto oltretutto molto rapidamente, in maniera molto molto fluida, quindi stimo adesso di avere almeno 215, forse 220 kg di massimale di stacco da terra. Ci tenevo a raccontarvi questa breve storiella perché era molto curioso e molto interessante, dato che appunto negli ultimi 50 giorni in totale ho fatto soltanto 2 allenamenti poco utili oltretutto, cioè nel senso 2 allenamenti molto moderati, perché 5 singole con 180 kg per me non è molto allenante, erano allenamenti più per dire: mantengo la tecnica del movimento, non cerco di limitare i danni. Evidentemente le mie conclusioni sono che evidentemente aver squattato chili elevati tutti i giorni per 40 giorni mi ha reso i quadricipiti più forti, la coscia più forte, i glutei più forti, probabilmente anche i lombari più forti. E così, una volta che avevo poi recuperato le energie, perché appunto, come dicevo, per una settimana non ho più toccato il lower body per l'infortunio al ginocchio, per l'infiammazione al ginocchio, evidentemente ho recuperato completamente le energie e da fresco ho mosso 212 kg con fluidità incredibile. Sono veramente estremamente soddisfatto e anzi ieri lo dicevo con tutti, è l'alzata di cui vado più fiero della mia vita, perché generalmente per provare un massimale mi preparo psicologicamente per un mese prima, e invece questa volta è stato del tutto inaspettato e non era assolutamente mia intenzione farlo, ma così è andata, quindi sono strafelice. L'insegnamento che ne traggo è che, uno,
Se alzi molto lo squat, probabilmente alzi molto lo stacco anche senza allenarlo direttamente, o comunque allenandolo in maniera moderata. E due, ricordiamoci per quale motivo abbiamo iniziato a fare i pesi. I pesi sono una via per divertirsi anche, per togliersi il stress di dosso, per aver tempo per se stessi e per fare qualcosa che ci piace fare. Quindi se un giorno non seguo perfettamente la scheda, un giorno mi sento in grado di spingere di più di quello che c'ho scritto e ho l'esperienza a sufficienza per farlo, lo faccio e basta. E niente, mi sono preso il record, sono estremamente contento. Adesso sapete anche voi come è andata per lo stacco e come l'ho gestito, perché ne avevo parlato molto poco effettivamente. E fatemi sapere se volete un altro video in cui parlo, visto che molti me lo state chiedendo, di cosa ne penso di questo programma per la Military Press e di come la gestirei. Quindi fatemelo sapere qui sotto, mettetemi un like e lasciatemi un cuoricino, qualcosa per farmi capire che siete contenti per me, per il mio massimale. E se volete vederlo è su Instagram @nicolasorbini.it. Buon allenamento!